Buongiorno a tutte e a tutti, video un pochino di organizzazione, anche un po' di coaching, però in macchina, quindi niente studio, niente posto fisso, perché non ho tempo di fare niente, lo sapete. Comunque questo per condividere che sono le 10 del mattino, anzi mancano 7 minuti alle 10 del mattino e già ho chiuso 4 cerchi. Allora, io parlo molto di cerchi aperti e cerchi chiusi perché secondo me ci sono delle incombenze che noi dobbiamo svolgere nel corso della nostra vita, che possono essere personali, lavorative, per conto terzi, eccetera, eccetera, e tutte le incombenze che noi dobbiamo fare per me sono cerchi, io li considero dei cerchi, cioè dei task, dei compiti da fare, però preferisco chiamarli cerchi. Cosa succede però? Molte volte noi rimandiamo proprio il compimento di questi task e quindi la chiusura di questi cerchi e procrastiniamo perché ci crea ansia dover affrontare determinate cose. Io per esempio sto chiudendo alcune situazioni, ne sto aprendo altre, quindi questa mattina nello specifico avevo 2 raccomandate da spedire, un messaggio WhatsApp da mandare importante, un documento di mio papà da chiedere per la sua situazione fisica, eccetera eccetera. Per me erano 4 pensieri, 4 preoccupazioni che mi riempivano la testa da qualche giorno e le avevo scritte in agenda insieme a moltissime altre in una to-do list. Bene, la to-do list sarebbe praticamente la lista delle cose che dovete fare, che può essere anche passare in tintoria a ritirare una giacca che avete portato 15 giorni prima e che non avete il tempo di andare a prendere, però è importante scrivere tutta questa serie di incombenze che voi avete, che possono riguardare voi, il vostro lavoro, i vostri familiari, non lo so, lo sport dei vostri figli, l'iscrizione al catechismo piuttosto che quella a nuoto, eccetera eccetera. Sono tutte incombenze, tutti task che io chiamo cerchi aperti. Ecco, chiudere questi cerchi, voi non sapete la soddisfazione che dà, non sapete quanto libera la mente e quanto è importante farlo, quanto senso di compimento vi regala e quindi anche di autostima e di sensazione di autoefficacia. Quindi molto importante nei vostri impegni godere di un'agenda dove scrivete appunto tutti quanti gli impegni, gli orari, le cose che dovreste fare. A parte, prendete un foglio dove potete spuntare man mano tutta una serie di compiti in una to-do list, le spuntate, quello che non riuscite a compiere nell'arco di quella settimana lo riportate nella to-do list della settimana dopo, ma vi esorto veramente, soprattutto di primo mattino, a portare a compimento e a chiudere determinati cerchi in modo tale da regalarvi questa sensazione di orgoglio personale che avete realizzato qualcosa sin dalle prime ore del mattino, soprattutto le cose più rognose, quelle che proprio sono dei rospi da mandare giù, che non riuscite a togliervi perché magari vi creano più ansia del normale, un chiarimento con la suocera, non lo so, quelle cose che veramente sono buboni che non riuscite a mandare giù, come ci insegna Brian Tracy nel suo libro Eat the Frog, ingoia il rospo. Mettete di primo mattino le cose più difficili, fatele per prime, in maniera tale da regalarvi questa sensazione di vittoria, di compimento, che poi sarà un carburante che vi porterà avanti tutta la giornata, ma soprattutto sono piccoli tasselli che tendono ad aumentare questa sensazione di autoefficacia e quindi a nutrire anche la vostra autostima. Quindi io sono contentissima che alle 10 meno 7 del mattino ho portato a compimento 4 task, ho chiuso 4 cerchi, ne ho altri perché la mia to-do list queste settimane è infinita, proprio perché sto dando il via al mio lavoro, sto seguendo papà, sto chiudendo situazioni vecchie, quindi ci sono tante cose da fare, ma man mano le sto spuntando tutte, ho questa lista infinita e man mano vedo crocette, vedo spunte, delle piccole V spuntate che sto andando avanti con questa serie di impegni. Quindi niente, questo era il video che volevo farvi questa mattina, esortandovi proprio all'utilizzo dell'agenda, anche se non siete abituate, anche se dite di avere tutto in mente, scaricare tutto in un'agenda vi permette di liberare la testa, di essere più creative, perché avere in mente, dentro al cervello, tutto quello che sono i vostri impegni è un impedimento al flusso creativo. Quindi se siete persone che per lavorare, per vivere, quindi sia che sia la vostra professione, sia che proprio abbiate bisogno di avere
questo flusso creativo, queste idee per andare avanti per il vostro lavoro, eccetera, mi raccomando, utilizzate questi metodi, o la scrittura, riportare tutto su un foglio, sul computer, dove volete, però scrivete liste, scrivete gli impegni su una lista, in maniera tale che la vostra testa si libera e la vostra creatività è libera di fluire con nuove idee, con nuove cose, non state sempre concentrati sul da farsi. Se lo scrivete da un'altra parte non ci dovete più pensare, non vi dimenticate niente, man mano spuntate e siete contenti così. Quindi agenda, mi raccomando, to-do list, e chiudete i cerchi. Un bacio grande, vi auguro una buona giornata e una buona settimana. Ciao.